che immagino hanno occasione di esprimere un profondo dolore e cordoglio per la scomparsa di Gian Carani e per dire davvero. Dire credo il dispiacere immenso e corale che immagino, io sono qui ora, ma in particolare toccherà i cuori della mia città, Milano. Io credo che tutte le morti abbiano peso, anche così, ma come ci ho detto, ci sono alcune persone che quando vengono a mancare attendono come il Monte Tai, cioè il monte più grande della Cina. Ecco, la scomparsa di Franca Rane per noi sì, pesava tantissimo perché è stata una donna, una grande artista, una donna coltissima, una donna che ha saputo essere eterodossa, e cioè anticonformista e nello stesso tempo, a quel punto, parlare col popolo, con la sua gente, con tante persone, stare vicino agli umili. È stata una donna che ha amato la cultura, è stata una donna che ha rispettato le istituzioni. Io non sono stata senatrice, ma ricordo dei senatori e delle senatrici che parlavano di lei come una donna quando è stata nelle istituzioni presente e rispettosa. Avremo modo di ricordarla, ma penso che tutti noi oggi dobbiamo esprimere un unico grande sentimento di riconoscenza infinita, soprattutto noi donne, perché non devo dirlo alle amiche, alle colleghe, alle deputate in particolare, ma loro sanno come me che lei è stato un simbolo delle lotte di libertà, di autonomia, di dignità di ogni donna. Grazie. La Presidenza si associa al suo affettuoso ricordo.